Due mondi distinti, molto distinti, la provincia di Catanzaro col mondo della Corea del Sud. Sono riuscito a portare, grazie a una mia conoscenza, una conoscenza della mia azienda, mi ha portato a conoscere un dirigente della Lotte. La Lotte è una multinazionale coreana, la più grande multinazionale coreana che spazia dal mondo del turismo al mondo del food, al department store, a circa 200-300 ipermercati, outlet, insomma, fidelizza i suoi clienti con 9 milioni di carte di credito, quindi una multinazionale che in questo momento necessita, ha bisogno di prodotti di qualità made in Italy, made in Calabria, made della, insomma, anche della nostra della provincia, quindi ricercano appunto dei prodotti di qualità. Si inizia così a fare rete tra gli associati, è il minimo che potevo fare, che devono fare tutti poi. E ripeto, questa conoscenza, vediamo se ecco, poi ci sono i presupposti per poter portare avanti questo tipo di rapporti. I coreani sono molto rigidi in determinate cose, questo è il primo incontro che faremo, ne faremo altri a venire. Vediamo di fare qualche business con loro. Il loro investimento, un momento no, però portare prodotti calabresi verso paesi asiatici, compreso la Corea. Sì, i coreani stanno cercando nuovi prodotti. Questo periodo è diventato più facile da Italia verso importazione di prodotti italiani verso Corea, poi anche un tipo FTA, quindi dazio, dogana, si è abbassato molto. Poi anche molti coreani viaggiando verso Italia ho conosciuto, quindi interessi notevolmente aumentati, quindi si vendono bene, quindi ogni volta si aumenta di volume di vendita, quindi loro ecco perché interessati per venire a cercare prodotti nuovi. In Corea è migliaia di gente, è già azienda, produttore, si lavora ancora oggi con gruppo Lotte, e stessa cosa valida anche in Italia. Quando una volta stabilito rapporti, loro vogliono andare lungo, andare. Poi il loro gruppo è molto grande, quindi una volta cominciato bene, possiamo fare con volume.